si gira. La situazione che stiamo soffrendo nel mondo è molto grave. Questa pandemia ci ha sorpreso all'improvviso e ci ha allertato troppo tardi. Purtroppo il virus per i più deboli è mortale e gli scienziati non hanno trovato ancora il vaccino. Ma noi dobbiamo resistere il più possibile perché siamo la forza che può salvare il mondo. Ciao, io sono Miriam. Mi chiamo Luca e ho 11 anni. Ciao, sono Michelle. Ciao, sono Alessio Seraviglia della quinta B. Ciao, sono Luca. Ciao, io sono Elisa. Sono Alessio. Io sono Gabriele e oggi vi parlerò della mia esperienza della quarantena. Quest'anno scolastico per me è stato un anno molto strano perché tutto è cominciato normalmente, cioè si poteva uscire, cioè si poteva abbracciare, si poteva andare a scuola e si poteva fare ogni cosa. Quando poi però è arrivato questo virus che ha cambiato tutto. Un giorno ci siamo svegliati e dalla TV abbiamo scoperto che non potevamo fare più le cose di tutti i giorni, come andare a scuola, giocare con i miei amici o fare palestra, perché un virus pericoloso mi ha tolto la libertà. E siamo chiusi dentro casa da circa 2 mesi e mezzo e io sono molto stanco. La mia quarantena non è stata facile, come penso per tutti, e perché siamo stati travolti da questo virus che ha messo KO il mondo. A me il coronavirus mi ha veramente stufato. Credo proprio che il giorno importante della mia vita sia stato quando mi hanno detto che non dovevo più andare a scuola a causa di un virus pericoloso. Le maestre mi hanno detto che si restava a casa per 15 giorni. La mia sensazione era la contentezza. I primi giorni ero contento, però quando ho saputo che si è prolungata mi sono un po' rattristato. Le mie emozioni sono cambiate, da contentezza è diventata fino a paura e tristezza. All'inizio ero contento, ma adesso quando vado a dormire ho paura. Perché non è tanto bello stare rinchiuso in quattro mura. In questo periodo è stato un po' triste per me perché non sono potuta andare a molti campi di basket o di scout che mi servivano per un po' imparare il mestiere. Le mie sensazioni all'inizio era paura, ma poi col passare del tempo mi è passata. La tristezza era di non vedere più i miei amici e invece la paura era quella dei miei genitori che lavorano in ospedale. Come tutti sto vivendo un'altra vita, non quella che ogni giorno ha qualcosa di diverso, ma una ripetitiva. Questa esperienza è soprattutto nuova perché io non avevo mai provato a stare così tanti giorni in casa senza uscire. Fortunatamente abbiamo un pezzo di giardino. Un periodo della quarantena l'ho passata alle nonne. Loro vivono in campagna, avevo molto più spazio per giocare e divertirmi. E sono uscito giusto 2 volte, ma ovviamente con la mascherina, per fare qualche giretto in bici, tanto per prendere un po' d'aria. Ma però è stato inutile perché mi sono dovuto strozzare con dei pezzi di polline. Vorrei che la mia vita ricominciasse, mi manca tutto. I compagni, le maestre, il tennis e poi mia sorella che vive a Londra. Una vita normale, ecco, questo sarebbe il giorno più importante della mia vita. Io non vedo l'ora di tornare a fare le mie attività, nuoto, musica e piscina. Io a casa mi annoio tanto, però questo virus mi ha tolto tanto la libertà. E a dire che questo virus l'avevo anche molto sottovalutato. E quindi poi ho capito, diciamo, me ne sono fatto una ragione perché dovevo stare a casa. Mi manca la scuola, la mensa, il casino della ricreazione, la maestra che mi richiama. Con il coronavirus purtroppo non posso vedere i miei amici. E questa cosa mi dispiace molto, ma soprattutto non posso andare a scuola. È la prima volta che lo dico, però mi manca tantissimo la scuola. Mi rendo conto che mi manca anche la mia quotidianità, come ad esempio lo sport, la scuola, gli amici, ma soprattutto gli insegnanti, perché il prossimo anno cambierò istituto e questo mi mette tanta preoccupazione e tristezza. Questo cambiamento mi ha reso da una parte felice, perché passo più tempo in famiglia, dall'altra mi dispiace che non posso vedere i miei amici. Non poter riabbracciare gli amici, i parenti e dover rispettare quelle regole fastidiose
per la sicurezza, come per esempio dover indossare per forza una mascherina, è uno degli aspetti negativi per me. Una cosa che mi è mancata davvero è stata la scuola, perché è stata come una seconda casa e passavo più ore a scuola che a casa. E le maestre erano come delle seconde mamme e i compagni come dei secondi fratelli. Le cose brutte sono la mancanza dei miei amici, ma soprattutto mi dispiace perché questo è l'ultimo anno delle elementari. Questo per me era l'anno più importante perché dopo quest'anno non ci saremmo più visti. Per questa cosa sono rimasta un po' triste. Una cosa che mi è veramente dispiaciuta è non salutare più per l'ultima volta i miei compagni, dato che questa quarantena è scoppiata all'improvviso. E sicuramente non riuscirò a mantenere contatti con tutti. Mi dispiace un po' perché era l'ultimo anno, con tutte le maestre, gli amici, tutto questo qui, però poi ci potremmo risentire. In questo momento così difficile ho cercato di vedere il lato positivo, ossia godendomi appieno i miei genitori e il mio fratellino e facendo cose che prima per i tanti impegni non si riusciva più di tanto a fare. La mia quarantena ha portato momenti belli e brutti, cose positive e negative. È molto noiosa, i capelli mi sono cresciuti, anche troppo. Abbiamo avuto dei vantaggi, come di stare tutto il tempo con la nostra famiglia. L'aspetto positivo è che possiamo vedere i nostri genitori perché lavorano da casa. Ma anche momenti divertenti come quando si cucina insieme, si guarda dei film insieme, si pranza e si cena insieme. Gli aspetti negativi sono che non possiamo vedere i nostri amici e neanche i nostri nonni, zii e cugini. Senza tutto il nostro rumore, il nostro traffico, il nostro inquinamento, lo scioglimento dei ghiacci un po' è diminuito, mentre molti animali sono usciti allo scoperto davanti a tutti, e questo è uno dei molti aspetti positivi. E anche noi siamo cresciuti molto in questa quarantena. Questo virus mi ha insegnato anche a una cosa banale, ad esempio stringere la mano ad un amico o andare a nuoto, abbracciare un amico. Erano delle cose che prima si facevano, era la normalità, invece adesso sono diventate difficilissime o quasi impossibili. Mi ha insegnato anche un'altra cosa, cioè ad apprezzare ogni singolo gesto che una persona fa per noi. Mia mamma deve stare sempre a disinfettare, a pulire e devo uscire con la mascherina e mi devo cambiare le scarpe. È tutto un macello. Mi diverto con i miei genitori, con mamma, papà, facciamo molti dolci in casa. Non si può fare niente e ogni stanza è occupata. È stato molto difficile per me, ma mio papà e mia mamma mi hanno rincuorato dicendomi che ci sarebbe stato un anno nuovo e che tutto sarebbe passato. Io un po' male, anche se ora, visto che si possono rivedere i propri nonni, li ho rivisti una volta per tutte. E di questo sono molto felice. L'altra cosa positiva è che ci possiamo chiamare con la classe, con le maestre, videochiamare, sentirci. Riposarmi perché dopo la scuola non prendo il nuoto a livello agonistico. Costruire cose belle con i Lego, che sono la mia passione, e stare a casa con la mia famiglia, visto che prima con gli impegni di tutti ci vedevamo poco. In questo periodo di quarantena mi è piaciuto che ho imparato a giocare a moltissimi giochi. C'è sia un aspetto positivo che negativo insieme. Fare i compiti. Ormai fare i compiti è un'abitudine che abbiamo fin da quando è iniziata la quarantena. Io in questi giorni sto facendo soprattutto dei compiti. Anche se a noi alcune volte non ci va di farli, li dobbiamo fare per rimanere in contatto con lo studio e così quando andremo alle medie non rimarremo indietro. Quindi mi impegno a fare questi compiti e dopo un po' di libertà, videochiamate con le amici e le amiche, un po' di stupidate qui sotto in giardino, naturalmente a un metro di distanza dai miei amici. Sto anche un po' giocando e soltanto ieri sono andata a trovare Eleonora per il suo compleanno. Ho trovato molti hobby e ho scoperto nuove cose, come per esempio ho imparato meglio a usare la tecnologia. Quando mi annoio ovviamente gioco un po' da solo, tra di me, con i miei amici, facciamo le videochiamate.
e beh, ci divertiamo normalmente. In questo momento di tristezza mi accompagna la musica e che mi dà tanta gioia. Ho scoperto di avere una sorella grande e simpatica, prima litigavamo tanto, e una sorella più piccola, antipatica e rispettosa. In questo periodo abbiamo iniziato a fare nuove cose che non sapevamo fare prima, come fare il pane, la pizza e anche la pasta, e addirittura fare anche i dolci. A me è passata la voglia di fare alcune cose. Spesso prendo i miei giochi, li sistemo sul letto e poi li rimetto direttamente nei loro cassetti. Poi abbiamo iniziato anche a vedere nuovi film che non conoscevamo. Guardo spesso un film, a dire la verità ho iniziato a vederlo insieme al mio amico Marcello. Abbiamo iniziato a collegarci su Alexa, in modo da poter parlare mentre lo guardavamo. Solo quando guardo quel film i miei pensieri volano via. Oppure a leggere nuovi libri. E ad usare di più il telefono, la Play, il computer e il tablet. La prima cosa che farò appena potremo riuscire, e senza mascherina e mantenendo la distanza di almeno un metro, sarà riabbracciare tutti i miei amici e le persone che conosco. Spero andrà tutto bene e possiamo riabbracciarci tutti. Quando finirà la quarantena, urlerò evviva dal balcone per esprimere la mia gioia, perché quel giorno sarà davvero festa per tutti. Spero che questo virus vada via presto e che potrò ritornare a abbracciare tutti. Spero che questo virus finisca presto. Spero che le cose tornino alla normalità. Quando verrà sconfitto il virus, riprenderò la mia vita, facendo tesoro di quello che è un piccolissimo virus ha potuto scatenare sul nostro pianeta. Per sconfiggere il virus dobbiamo restare uniti, dobbiamo pensare quando facciamo le cose a che ci può succedere a noi e a tutti gli altri che ci stanno intorno. Dopotutto, dai, mi sono un po' divertito, però è molto noioso e non vedo l'ora che finisca tutto. Io questa esperienza me la ricorderò per sempre, perché non si può scordare, diciamo. Spero che sono stata utile. Ciao! Ciao, a presto. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. E io vi saluto. Ciao. Vi saluto. Un bacione da Luca. Ciao. Spero che ci rivedremo presto. Ciao. Perdonate i miei capelli lunghi, ma non ci posso fare niente. I barbieri sono chiusi. È andata bene però adesso, eh.